Per lo studio di base del picchettato vi rimando al tutorial che ho fatto alcuni giorni fa e che inserirò nelle note. In particolare, invece, lo studio numero 3 del fiorillo suggerisco questo tipo di lavoro. Questa è la prima scala, proviamo a fare la stessa cosa ma sulle corde a vuoto, con il medesimo giro di arco. Concentrando l'attenzione bene sul nostro braccio destro, sul gomito che deve scendere con il giro di corda. E poi con le note. Stessa cosa sulla seconda scala. Con le note. Eccetera. E questo lo possiamo fare su tutte le scale. Nel ritornello io applico una piccola variante, metto la legatura sulla seconda quartina, quindi sempre questo. Questo suggerisco di studiarlo in questo modo, appoggiando inserendo la seconda nota. Eccetera. Il picchettato rimane sempre prevalentemente nella metà superiore. Nella parte più lunga arriveremo un pochettino più nella parte finale della scala, nella metà inferiore. In questo caso diventerà leggermente più volante il picchettato. Questo sulla parte finale non lo teniamo attaccato, ma metà superiore. Qua lo faremo un pochettino più volante. Procediamo con l'incremento di velocità, sempre con l'ausilio del metronomo, in modo molto molto graduale, una due tacche di metronomo. Dobbiamo verificare a ogni incremento di velocità che non si perda il grip su tutte le note. Questo deve rimanere un po'. Questo tipo di attacco vuol dire che abbiamo forse esagerato con la velocità, quindi ripartiamo da un pochettino meno. Un'ottima velocità di esecuzione secondo me è sopra i 90.
Questo per esempio è il 96. Un ultimo consiglio per quanto riguarda il tipo di picchettato. Io trovo che in questo capriccio debba essere sempre un picchettato nella metà superiore. Sempre molto attaccato alla corda. Soltanto quando abbiamo l'arcata particolarmente lunga, sulle ultime possiamo renderlo un pochettino più volante. A circa metà capriccio c'è un punto che secondo me si addolcisce un po', e allora in quel punto possiamo rendere il picchettato un po' più volante. E qui torniamo di nuovo attaccati alla corda. Buon lavoro!